Questi sono i riproduttori in abito invernale. Alcuni hanno già i piccoli nelle tane che stanno per uscire. Gli si dà un po' di pane una volta ogni 2 giorni con una temperatura di meno 2, meno 3 di notte. E questo è il recinto. Qualche ricovero. Qui si vede l'imbocco della tana principale. Ecco, questa è una tana. Qui dentro c'è già una covata pronta ad uscire. Questo invece è l'imbocco di un'altra tana scavata qua sotto che dovrebbe contenere una covata ancora più giovane. Il gruppo è composto da un maschio e 3 femmine adulte.